Stiamo parlando da un po' del libro di Filippesi, che è uno dei libri più gioiosi della Bibbia, e dopo vi spiego l'immagine. E che c'entra la gioia con una luce e un sasso? Ma come definiresti la gioia? Come la definiresti? La parola gioia, cosa è che vi fa gioiosi? Che cosa è che mi fa gioire? Questa è una domanda che già avevo fatto tre settimane fa. Voglio sentire se sono la via delle le vostre gioie. Vincere una medaglia. Vincere una medaglia, vedi? Giusto. Abbiamo gioito tanto. Questa, poi a noi a casa nostra, doppia cittadinanza, Gran Bretagna, è arrivata quarta, ha preso una quantità di medaglie in Italia, ha vinto tantissimo, anche contro la Gran Bretagna. Lui, com'è? Sì? Altro? Gioia. Allora vi do una definizione, perché normalmente gioia, le tipologie di gioia dicono che venga da gaudium. Ma gaudium è una parola latina che significa soprattutto godimento, soprattutto fisico. Ho trovato un'altra versione che dice che la parola gioia non viene dal latino, ma dal sanscrito gaiati, che significa cantare. E è la fusione di due parole che sono gaud, ga, alto, più ud, canto. La gioia è un alto canto. Però, da questa ricostruzione etimologica, la parola gioia ha in sé il fatto che sia un elevato, un canto alto. Gioia, appunto, come reazione forte e positiva a qualcosa che ci sta accadendo di bello nella nostra vita. Una sensazione di benessere, di appagamento e di felicità. Quando proviamo gioia, perciò, stiamo cantando con tutta la nostra voce verso ciò che ci fa provare gioia. Tre settimane fa abbiamo visto i primi cinque elementi della gioia. Per chi non c'era o per chi se ne è scordati, andate sul sito e ci sta. Nelle note del messaggio ci sarà il link al messaggio precedente, per cui non avete scuse, andate a rivedere. Oggi vediamo gli altri cinque. Il primo motivo, il sesto motivo per la gioia è questo. La gioia è negli altri. L'egoismo uccide la gioia, perché come ho detto l'altra volta scorsa, ci sono 10 cose da praticare che se le pratichi avrai gioia, e se le metti da una parte la gioia non arriverà a tutto. Versetto di Filippesi 2, versetti 17 e 18 dice: ma anche se dovrò aggiungere il sacrificio della mia vita a quello che la vostra fede offre a Dio, ne sarò contento e mi rallegrerò insieme con voi. E anche voi dovete essere felici e gioire con me. Paolo già ne aveva parlato in precedenza di questo, quando richiamava i credenti all'unità, a essere uniti per testimoniare il Vangelo. Ma qui Paolo dice, va oltre, e dice che non basta essere uniti nella gioia del parlare di Gesù, ma che la tua gioia deve diventare la mia gioia. Cioè quello che provi tu, quando tu provi gioia, io devo avere gioia. In pratica dice che se io mi adoro, se io faccio del tutto perché tu possa avere gioia, allora quando tu gioirai, io gioirò alla stessa maniera. E questo è uno dei principi fondamentali del servizio in chiesa, del servire in una comunità di credenti. Essere un buon servitore, essere una buona servitrice, non è aver ricevuto un incarico in chiesa, dire Speranza tu sei diaconessa, Tizio tu sei responsabile, non è uno status symbol, una promozione da membro a qualche cosa in chiesa, ma è capire che il mio servire sarà efficace quando quello che faccio ti farà sorridere, ti proporrà gioia, ti darà consolazione, ti libererà, ti salverà da qualcuno o da qualche cosa. Allora, soltanto allora io sarò una gioia, perché il mio servizio avrà reso gioia. Sapete, molti pastori si sentono a posto
che guidano, predicano, battezzano, sposano, fanno funerali. Paolo dice questo in Prima Corinzi, Prima Corinzi 1, capitolo 24, capitolo 1, versetto 24. Dice: non è non che noi vogliamo dirigere la vostra fede, ma desideriamo collaborare alla vostra gioia, perché è per fede che voi rimanete salvi. Ma il vero pastore, dice Paolo, non dirige, ma collabora. Non ti dice esattamente, ti impone quello che devi fare, pensare, pregare, ma non ti dà delle regole basse dicendo: guarda, devi fare così, punto e basta. Ma collabora, ti aiuta ad applicare quelle cose che ti sta dicendo, affinché tu possa cantare di gioia nella tua vita credente. Questo è un servitore, questo è un vero pastore. Ah, una piccola cosa, non vale soltanto per i pastori, non vale soltanto per i pastori, non vale soltanto per i diavoli, non vale soltanto per le diavolesse, non vale soltanto per i cassetti, ma per tutti coloro che hanno creduto, per tutti coloro che hanno creduto. Pietro nella sua prima lettera dice: voi siete un sacerdozio regale. Questo è quello che noi chiamiamo il sacerdozio universale dei credenti. Ognuno è un sacerdote perché porta in sé il messaggio di Cristo. Allora, come sacerdote di Cristo, tu sei tenuta non solo a desiderare la gioia degli altri, ma anche a collaborare affinché gli altri provino gioia, abbiano gioia. E se pecchi di egoismo, se te la tieni tutta quanta per te il dono che Dio ti ha fatto, allora tu stai uccidendo la tua gioia. Ora, puoi essere d'aiuto se te ne stai a casa? Se, come qualcuno, non so, uno, due, tre, quelli che mi stanno guardando, non hanno mai frequentato una chiesa, puoi essere utile se preghi da solo, preghi da sola e vivi la tua vita di credente di un perfetto isolamento. Ora non voglio criticare quello che vi state vedendo, perché probabilmente voi state andando in un'altra chiesa, in qualche altra chiesa, per caso siete capitati su questo video. Ma la risposta è: se non hai mai partecipato a un culto, se non hai una chiesa, la risposta è no, non può avere gioia. Ti serve una chiesa dove aiutare le altre persone ad avere gioia. Ti servono delle persone fisiche con cui interagire per avere gioia. Alla sesta istruzione del nostro foglietto, ricordate che abbiamo detto che la lettera di Filippesi è come il foglietto dell'Ikea. C'hai un mobile smontato e devi montare tutti quanti questi pezzettini. La sesta istruzione è: sforzati di portare gioia. Sette. La gioia è nella riunione. La separazione uccide la gioia. C'è un versetto di Filippesi, capitolo 2, versetti da 28 a 29, che dice: perciò ci tengo molto che Epafrodito ritorni da voi, perché so quanto vi farà piacere rivederlo, e questa alleggerirà anche le mie preoccupazioni. Accoglietelo dunque con grande gioia per piacere al Signore, ed abbiate stima di uomini così. Ora, se avete letto o se ricordate i capitoli precedenti che ci hanno illustrato Gina e Celeste, vi ricordate che Epafrodito era stato lì per morire, no? Era proprio stato molto vicino. E ora Paolo dice: ok, vi rimando Epafrodito. Ora, certo, non è che dobbiamo sempre avere un fratello moribondo o una sorella moribonda, sono stati vicini alla morte per gioire, però il concetto è questo: ricordarsi di vecchi amici credenti, rincontrare vecchi amici credenti, persone con cui abbiamo condiviso la strada nostra all'inizio della fede, o di un tratto della nostra vita di credenti, una parte della nostra vita della fede. Questo, dice Paolo, questo ci deve cacciare via. Perché io ti rimando una persona che è cara a te e è cara a me, e questo ti regherà la gioia. Ti domando: ci sono persone importanti nella tua vita di credente? Non mi devi rispondere, pensaci nella tua testa. Ci sono persone che sono state importanti nella tua vita di credenti? Qualcuno è morta, però qualcuno forse ancora c'è, ancora ci sta. Se sì, da quanto è che non le vedi e non le senti? Non voglio una risposta. Fai una lista di tre o quattro persone, non ti dico tanto, poi se sono di due è meglio, eh? E
programma di incontrarle o sentirle, se è di persona meglio, se è in maniera virtuale, è va bene lo stesso. Ora, all'epoca di Paolo l'unica maniera per incontrarsi era andare a piedi, ok? Ci dovevi andare per forza. Se c'è una cosa buona che ci ha insegnato il lockdown, tutto quello che c'è di cattivo, una cosa buona ce l'ha insegnata. Possiamo incontrare le persone anche senza incontrarle. Zoom, WhatsApp, Messenger, qualsiasi altra maniera, le possiamo anche, non soltanto ci possiamo anche soltanto parlare, ma le possiamo anche vedere. Allora, pensa alle persone, vedi di trovarle, se in maniera fisica è meglio, se in maniera virtuale va bene lo stesso. Non so quanti di voi vogliono andare in vacanza in quest'anno, è un periodo molto complicato, però se hai deciso di non andare in vacanza, sappi che Charles Spurgeon, che era un battista inglese dell'Ottocento, una volta disse: quando incontro qualche vecchio amico nella fede è come essere in vacanza una settimana. Per cui può essere una gran vacanza spirituale, una grande vacanza spirituale e una grande medicina per l'anima incontrare dei vecchi amici nella fede e con cui cantare di gioia assieme ad altri credenti che tu conosci. Se invece decidi di fare l'eremita, se fai la sociale, quella che tieni in muso a noi, non vuoi incontrare nessuno, allora guarda quello che ti succede, mi dai la prossima volta. Proverbi 15:15 dice: tutti i giorni sono brutti per l'afflitto. Oh, se tu sei afflitto, dice la parola, tutti i giorni sono uguali, ma per il cuore contento è sempre allegria. Non ti conviene, tu stai uccidendo la tua gioia se ti tieni in muso. Senti l'istruzione del nostro progetto dell'IPEA che costruirà la nostra gioia: pianifica di incontrarti con altri credenti. Opa. La gioia è avere piani per il futuro. La mancanza di uno scopo uccide la gioia. E c'è un versetto di Filippesi 4, versetto che dice: perciò restate fermamente uniti al Signore. Ho tanta voglia di rivedervi, cari fratelli. Voi siete la mia gioia e la ricompensa del mio lavoro. Ora capiamoci bene. Paolo, incatenato a un soldato romano, sapendo che Nerone lo stava aspettando per tagliargli il collo, metterlo a friggerlo nell'olio e metterlo tra le bestie nel Colosseo, non sappiamo come sia morto, ma comunque Paolo sapeva che quando incontrava Nerone era l'ultimo giorno che viveva, ma lui ancora faceva piani, lui nonostante tutto faceva piani. Una delle cose per cui mia madre Maria è vissuta quasi 90 anni è che non aveva mai smesso di fare piani, mai smesso di fare piani per il futuro, e questo le dava gioia, fare piani le dava gioia, fino a quando non ha cominciato a preoccuparsi, della sua salute, e ha smesso di fare piani, perché era troppo occupata a preoccuparsi della propria salute. Era credente, mamma era credente, Maria era credente, e conosceva questo passo, lo conosceva bene, ma il passo è quello di Matteo 6, 27 e poi 34, e questo è Gesù che parla: e chi di voi può con la sua ansietà aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Non siate troppo in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso, basta ciascun giorno il proprio affanno. Ma spesso noi ci vediamo qua, nella testa, ma non ci vediamo qua, nel cuore. Diciamo, sì, non mi devo preoccupare. E poi il cuore, tutto, oddio, come farò? Adesso come faccio? Oddio mio, come faccio? Ci vediamo qua, ma non arriva qua. Quanti gente non ci sono? Sono la strada più lunga, più enorme, è che il problema è che non passa da qua a qua, passa da qua, deve fare il giro di globo intero, di tornare indietro, di andare di qua e andare di cuore. Paolo diceva, ci credeva, e basta, Paolo ci credeva, non si preoccupava e continuava
cantare. Ricordate il Padre nostro, vero? Dacci oggi il nostro pane quotidiano, ovvero occupati, non preoccupati dell'oggi, occupati, non preoccupati dell'oggi, perché all'oggi ci penso io. All'oggi ci penso io, qualsiasi cosa sia il tuo oggi, dal raffreddore al tumore o a qualsiasi altra cosa, dallo a me, perché voglio che tu sia concentrato non su quei problemi ma sul futuro. Io voglio che tu pianifichi, così che tu possa occuparti e non preoccuparti dell'oggi, mentre pianifichi il domani per avere gioia. Mia madre Maria ha vissuto gran parte della sua vita nella gioia, anche se costellata da molti dolori. Poi ha smesso di fare piani, è sempre occupata. E la gioia negli ultimi tempi, vedete, è svanita. Tanto è vero che quando quello che ho detto alla celebrazione della sua vita è che negli ultimi giorni diceva: bene che il Signore mi accolga. Perché? Perché era proprio che se ne andasse. Perché? Perché la gioia se n'è andata per via della preoccupazione. La mancanza di uno scopo rende la vita e tutti quanti i problemi più difficili da sopportare. Delle barriere note. L'ottava istruzione per la costruzione del nostro mobile, che è la nostra felicità, la nostra gioia, è: occupati di oggi e fai piani per il domani. Nona. La gioia è apprezzare ogni momento. Gli avvenimenti della vita proveranno a uccidere la gioia. C'è un versetto che abbiamo visto due volte insieme a Celeste. E dice: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Due volte lo dice. Ora, per che cosa dobbiamo rallegrarci? Poi non lo dice. E non lo dice nemmeno nel resto della lettera. Non dice rallegratevi per. Dice rallegratevi, punto. State allegri, rallegratevi. Non ci dice né per cosa né quando dobbiamo. Tanto, dice lui, dobbiamo sempre rallegrarci. Sempre. E lo ripete due volte. Perché? Perché lo so bene che noi lo dimentichiamo questo. Rallegratevi. Anche quando un familiare è ammalato? Sì. Anche quando i soldi non bastano per arrivare a fine mese? Sì. Anche quando sono stata licenziata? Sì. Vi ricordate quello che abbiamo detto, la definizione la differenza tra felicità e gioia? Abbiamo discusso 3 settimane fa, ve lo ripeto. La felicità è legata ad adesso, a quello che mi accade. Cose belle, cose brutte. La gioia è legata al passato, a cosa mi è accaduto. E guardate che cosa mi è accaduto, che sono stato salvato in Cristo, sono salvo. La felicità è legata a come sono sano, sono malato, sono libero, sono in carcere. La gioia è legata al chi sono. Io sono un figlio di Dio, io sono una figlia di Dio, io sono perdonata. La felicità è legata a quello che ho. Sono ricco, sono povero. La gioia è legata a quello che avrò. Io ho un'eredità che mi aspetta in cielo. Veramente in un modo differente. Una delle cose che vi dà gioia alla mattina sono queste cose poche, vero? Sono le ape. Io da quando ero abituato, quando stavo a casa di mia madre, a vedere i tramonti, bellissimi, sull'anno. Da quando sto a casa, ormai sono quasi 30 anni, sono abituato alle ape perché sto dall'altra parte. Queste sono le ape che vedo sul cimitero, vedo verso le 6 di mattina, soprattutto d'inverno. Ci sono le ape meravigliose. Svegliarmi a vedere il sole che spunta dietro al monte Cimino, per cui la mia gioia risiede nei 1000 colori che il sole proietta nel cielo sulle nuvole. Ora, supponiamo che una mattina mi svegli con mal di schiena. E negli ultimi periodi a noi in famiglia ci capita molto spesso di svegliarci con mal di schiena. Tra me e mia moglie, va bene. Sarò felice del mal di schiena? Di certo no. Allora, questo significa che poiché ho il mal di schiena,
L'alba è rimandata alla data da destinarsi. Perché c'ho il mal di schiena, allora dice, vabbè, il mal di schiena è niente colori, niente alba, una luce e basta, illuminati. I colori dell'alba non sono legati a come mi sento la mattina, i colori dell'alba ci sono stessi, i colori ci sono nella stessa maniera. E neppure la gioia di vederli, perché quando li vedo, anche se c'ho il mal di schiena, li vedo lo stesso, mi regano gioia, vedo la bellezza del creato. Anche se non sono felice del mal di schiena, ma i colori ci sono lo stesso. Vi lamento ancora in un'altra maniera, anzi lascio che sia Gesù a intervenire in un'altra maniera. Luca 6, 22 e 23 dice così: beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scaccheranno. Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno, vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del figlio dell'uomo. Rallegratevi, attenzione, rallegratevi, caro, stessa parola in greco che usa Paolo. Rallegratevi di che cosa? Che vi scacceranno, vi insulteranno, vi metteranno al bando, bla 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 bla, in quel giorno e saltate di gioia addirittura. Oh, che bello, che bello, mi stanno scacciando, mi stanno odiando, Ecco perché il vostro premio è grande in cielo, perché i loro padri facevano lo stesso ai profeti. Gesù afferma che i colori spaventi dell'alba ci sono anche quando stai in un pozzo profondo. Tu sei in un pozzo profondo, ma i colori dell'alba sono ci sono lo stesso. E che nessuno potrà portarteli mai via. Puoi continuare a cantare ad alta voce, perché quei colori ci sono ancora. Attenzione, perché se non riesci a vedere i colori stupendi che hanno dipinto la tua vita da quando sei arrivato a Cristo, da quando sei arrivato a Cristo, allora finirai per concentrarti sul mal di schiena. Ma perché adesso c'è un mal di schiena? Sugli intoppi della tua vita, sulle difficoltà, ti comincerai a vedere soltanto le pareti del pozzo in cui stai, senza vedere che sopra c'è l'acqua e i colori bellissimi. E quelli finiranno per uccidere la tua gioia e per spegnere il tuo canto a Cristo. Non istruzione del nostro foglietto? Impara ad avere gioia per chi sei, non per come stai. Ultima indicazione che ci dà Paolo: la gioia è nel dare, l'avarizia uccide la gioia. E qui non c'è strano di evitare la seconda slide presi 4 versetto 10. Mi ha fatto immenso piacere che avete pensato di nuovo a me, e ringrazio per questo il Signore. So che mi avete ricordato sempre, ma vi era mancata l'opportunità di dimostrarmelo. Ora, vi ricordate che cosa avevano fatto i filippesi per Paolo? Che cosa avevano fatto? Gli avevano mandato una cartolina, una icard, una gif, che sapete tutte le cose che ho finito. No, i pensieri per Paolo dei Filippesi erano preghiere, cibo, vestiti, soldi, persone che erano andate da Filippi a dove stava Paolo, che non sappiamo dove stava bene, ma poteva essere da vicino, tipo 200 km, fino a Roma, che erano 2000 km, non so quanto, per stare assieme a lui. Questo era il significato. I filippesi non erano ricchi, anzi tutt'altro, erano chiesa mista, c'erano alcuni ricchi, ma mediamente erano tutti quanti abbastanza poveri, ma davano abbondantemente e davano pure con gioia. E quella gioia nel dare provocava in Paolo la gioia di ricevere. Loro davano e avevano gioia, Paolo riceveva e aveva gioia. Gioia nel vedere che non si erano dimenticati, che avevano preso le sue istruzioni, che erano diventati generosi, che erano pronti a dare anche se non avrebbero potuto permetterselo. Ora, da chi aveva preso tutto quanto questo? Chi era bevuto da solo? Oppure la cultura greca diceva, beh, nella cultura greca no, perché io avrei detto sempre Paolo, Atti 10, versetto 30, Atti 20, versetto 35. Paolo ricordava una cosa che aveva detto Gesù e dice: in ogni cosa gli ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così, e ricordandosi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare
che ne riceve. Ora, qui Paolo, citando Gesù, descrive due tipi di gioia. C'è una gioia standard, diciamo la gioia S, gioia standard, che è quella di chi riceve, e quella è la gioia standard. E c'è una gioia maxi, XXL, che è quella di chi sta dando. Per provare la gioia standard, la S, ci vogliono che tipo di gioia? Io voglio una gioia S, ok, va bene. Basta che tu sei connesso alla chiesa sana, dove ci sono persone che prendono sul serio quello che dice Paolo, che dice Gesù, e sono generosi e danno denaro, soldi, aiuto e tutte quante altre cose. Ma se cerchi la gioia XXL, quella maxi, allora sei tu che devi dare. Allora sei tu che devi dare. Devi impegnarti a rendere sana quella chiesa, a renderla piena di persone che danno con gioia osservando i comandamenti di Gesù. Però attenzione, perché se c'è un vaccino corto, c'è la piano di rispondere, c'è un famoso detto quando si dicono e che sei come il sortito. Il sortito era una persona molto ricca che purtroppo per sua sfortuna era nato con un braccio più corto dell'altro, per cui aveva un braccio sinistro, non so se era il sinistro o destro, diciamo che fosse sinistro più lungo e il braccio destro più corto, e si diceva sempre che lui per prendere usava il sinistro, per dare usava il destro, perché essendo più corto era più difficile. Però quando dico sei come il sortito, dici che sei pronto a prendere, ma il braccino è molto corto, sortito. Se sei avaro nel dare, allora stai impedendo di ricevere. Non avrai gioia S e soprattutto non avrai la gioia XXL. È quella decima indicazione, l'ultima indicazione è dare tutto quello che ricevi per essere per avere la gioia. Abbiamo concluso le istruzioni che ci dà Paolo nel foglietto dell'Ikea. E tu potresti dirmi, ok Marco, ho capito, farò come dice Paolo per avere la gioia nella mia vita. Ora, se ti ho portato fino a questo punto, che stai pensando a questo, significa che ti devo chiedere scusa perché sono un pessimo predicatore. Perché? Te lo spiego subito. Queste due predicazioni si intitolano, sul piccino sopra c'è scritto costruire la gioia su Paolo. No? Non c'è? Ah no, è Cristo. Io devo costruire la gioia su Cristo, non su quello che dice Paolo. È su Cristo che devo costruire la gioia. Quelle istruzioni di Paolo non fanno altro che aumentare la gioia che ho. È una strategia per aumentarle, ma non sono le vere fonti della gioia. Senza la vera fonte della gioia, tutte quelle istruzioni sono assolutamente inutili. Assolutamente, non servono assolutamente a niente. È come se avessimo un foglietto, dove costruire, e poi non ci abbiamo moglie. Ci abbiamo un foglietto, sì, ma costruiamo niente. Qual è la vera fonte della gioia? È seguire la legge? Nella prossima parte. È seguire la legge? Conoscere a menadito tutte le regole della, che sono scritte sulla Bibbia? Sapete, se io vi predicassi soltanto la legge, se mi insegnassi soltanto i buoni principi che sono all'interno della Bibbia, è come se ti dicessi che c'è la scala che sta dal piano di sopra della signora, e dicessi guarda, suona il campanello, vai dalla signora qui a fianco, sali sul terrazzo, metti sul davanzale e vola. Sarebbe la stessa cosa. Non puoi farlo. Ci vuole qualcosa o qualcuno che ti metta le ali, e non è la repubblica, mette le ali, qualcuno che conosca chi ha scritto la legge, che ha scritto la legge, che lo faccia conoscere, che la faccia conoscere a te, che è la vera fonte della vera gioia. Non conosci questa persona, la conosci. Paolo, Giovanni là ce la presenta così: in lei, nella parola, Logos, Cristo, era la vita,
e la vita era la luce degli uomini. Poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Adesso vi spiego la fotografia. La legge era un sasso. È già un sasso. La grazia e la verità sono la luce. La legge era un peso. Era un peso, era pesante. La grazia e la verità sono le ruote per trasportare quella legge. E non avere più pesi da portare. È questo che produce la gioia. La legge non è più un peso, perché c'è chi la porta per noi, la legge. C'è chi l'ha portata per noi, la legge, l'ha fatta morire in croce, la legge che ci condannava. È Cristo. Nella prossima. Giovanni 15:11, Gesù dice così: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Ma dove stai cercando la gioia? Stai cercando la gioia nella legge o nella luce? Se segui la legge, sarai trovato colpevole. Se segui la luce, tu sei innocente. Prossimo. Dove stai cercando la legge? La gioia nella legge o nella luce? Nelle regole o nelle ruote che portano le regole? A chi stai cantando con tutta la tua voce? Quello che posso dirti e che ti dice Paolo è: costruisci la tua gioia su Cristo, perché il Salmo 16 dice: tu mi insegni la via della vita, ci sono gioia e sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Fermiamoci a pregare. Grazie Padre di aver illuminato la legge, di essere venuto per cancellare e darci delle ruote per trasportare. Se tu che mi hai ascoltato stasera sei stato colpito o sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato stasera, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io voglio mettere la mia gioia a disposizione degli altri. Voglio impegnarmi affinché altri, attraverso le mie azioni, i miei gesti, quello che faccio nella mia comunità e fuori dalla mia comunità, possano trovare gioia. E Signore, mi prometto che voglio incontrare le persone che sono state dei pilastri della mia vita di credente. Se ci sono ancora, Signore, voglio incontrarli, perché sarà una gioia incontrarli e parlare con loro. E voglio smettere di preoccuparmi per l'oggi. Mi focalizzerò sui piani per il domani, lasciando l'oggi a te, perché dacci oggi il nostro pane quotidiano, tocca da te l'oggi. Signore, voglio apprezzare ogni momento. Voglio vedere, anche quando ho il mal di schiena, anche quando ho dei dolori, anche quando ho delle preoccupazioni, voglio vedere i colori meravigliosi dell'albero che tu sei messo. E infine, Signore, io voglio dare. Non voglio essere avaro, perché so che c'è più gioia nel dare e nel ricevere. Io, Signore, voglio una gioia XXL, extra large, perché voglio essere una persona generosa verso gli altri. Tutte queste cose le prego nel tuo Santo.